Mezzogiorno, mezzogiorno del 10 maggio, domenica di Bici in Città. Sarebbe stata la 34esima edizione di Bici in Città, ma possiamo dire è la 34esima edizione perché la WISP nazionale, insieme a tanti ospiti e collegamenti dalle città, ha organizzato questa diretta. Una diretta virtuale, un po' come abbiamo fatto per Vivi Città, ma proviamo a mettere il naso fuori di casa. I lucchetti da parchi e ville sono saltati ieri e in qualche modo i cittadini sono tornati a frequentare con pacatezza ma anche con ottimismo parchi, ville, strade. E la bicicletta con certa sobrietà, l'attenzione alle normative, questo è quello che chiede la WISP, sta diventando in queste ore il simbolo di una rinascita. Allora, Elena Fiorani, buongiorno. Buongiorno Ivano, buongiorno a tutti. Iniziamo questa serie di collegamenti con i ringraziamenti. Intanto la nostra regista Francesca Spanò sta mettendo a punto tutto ciò che ci servirà per questa ora di diretta che stiamo per cominciare, e la cominciamo con una dedica spontanea che ci viene dal cuore a Silvia Romano. Queste ore sono state caratterizzate da questa importante notizia: Silvia Romano, 24 anni, libera dopo 18 mesi di prigionia. Ma ci torneremo su questo argomento perché tra i collegamenti è previsto anche un collegamento con Milano e con Stefano Pucci, la Lombardia, con tutti gli aggiornamenti del caso. Allora, Elena Fiorani, a te per l'inizio di questa lunga diretta, ma riteniamo anche che possa essere un momento interessante per una sorta di Giro d'Italia su due ruote. A te, Elena Fiorani. Ivano, grazie. Infatti è proprio questa l'intenzione di questa nostra mattinata che abbiamo voluto organizzare appunto per condividere questa giornata, anche se non possiamo essere insieme nelle città, nelle tantissime città che ogni anno vivono questa giornata insieme a noi, la giornata appunto della pedalata, della biciclettata tutti insieme, in famiglia, con bambini, amici. Bici in Città è proprio una manifestazione di gruppo, ispirata al gusto della pedalata per piacere, per passeggiare, quindi non ci sono gare, non ci sono classifiche, è solo una mattinata trascorsa insieme all'insegna appunto delle due ruote. È proprio il tipo di sport per tutti e di movimento che l'WISP, diciamo, promuove e che valorizza in ogni sua manifestazione. Quindi, non potendola fare tutti insieme in città, perché ora singolarmente ognuno di noi ha ripreso un pochino in mano la sua bicicletta e può rilanciarsi sulle strade e nei parchi, però non possiamo fare la biciclettata tutti insieme, allora abbiamo pensato a questa soluzione alternativa, diciamo, per questo strano 2020 che ci costringe a vivere un po' così le nostre manifestazioni nazionali. Vogliamo ovviamente raccontare la realtà del nostro paese dal nord al sud, che è sempre coinvolta interamente nelle nostre iniziative, e quindi anche in questo caso facciamo qualcosa del genere. La nostra prima sessione prevede infatti due aspetti del nostro paese, dal nord più estremo al sud più estremo. Quindi avremo con noi in collegamento dalla Sicilia, da Messina, Santino Cannavò, che sta ultimando il collegamento, aspettiamo che sia pronto anche con l'audio, e dall'altro lato avremo invece un video, quindi non un collegamento in diretta, ma un video realizzato ad Aosta, che ci racconta un po' come sarebbe stata Bici in Città ad Aosta, quale percorso avrebbero seguito i partecipanti, quindi lo mandiamo. Nel frattempo vediamo questo, poi così lo commentiamo anche insieme a Santino, e ringraziamo ovviamente Massimo Verducci, il presidente del comitato Aosta dell'WISP, che l'ha realizzato, e se Francesca Spano è pronta possiamo intanto vederlo. Ciao a tutti amici, oggi è una Bici in Città slow, virtuale e diversa. Noi da Aosta partiremo da Piazza Chanù, io utilizzerò la ciclabile per arrivare fin lì e dimostreremo quanto è utile questa infrastruttura per collegare la città di Aosta con i paesi vicini. Ringraziamo la WISP nazionale per questa occasione, perché comunque è un modo per stare insieme. Vi ringrazio, un saluto. Sì? Sfruttiamo l'occasione per fare un ultimo ripasso
sulle regole di conduzione della bicicletta in spazi condivisi, che sia pista ciclabile o che sia sede stradale ordinaria. Ovviamente il distanziamento in questa fase, la mascherina, è importante assicurarsi di avere anche un campanello funzionante, una luce, perché se si entra in galleria è obbligatorio accenderla, fare attenzione alla segnaletica, sia quella a terra sia quella verticale, che ci dà utili indicazioni su strettoie, passaggi, curve. Incontriamo qualche compagno. L'obbligo della mascherina non vige, però è sempre prudente averlo, perché in questa maniera limitiamo la possibilità di contagio e di diffusione, perché in bicicletta si può arrivare a essere contagiosi fino anche a 20 metri. Ecco qui, come dicevo, una curva, la relativa segnaletica, la strettoia, un classico specchio convesso. Come vedete, qui siamo in pieno giorno, cambio di luce intensa con un passaggio in ombra. È molto utile avere un abbigliamento adatto, non scuro, e una luce da accendere, un campanello per farsi sentire. Oggi siamo con il sindaco Centozzi d'Aosta per l'inaugurazione della prima bici in città virtuale. Grazie a voi, mi sembra come sempre un'ottima iniziativa. Quest'anno purtroppo non possiamo farla in maniera reale, ma possiamo comunque mantenere vivo lo spirito di Bici in Città facendola comunque virtuale. Ancora grazie a tutta la WISP che organizza tutti gli anni e speriamo che il prossimo anno ci si possa ritrovare come negli anni scorsi a percorrere fisicamente le vie della città, magari anche con un pezzo di ciclo. Anche quest'anno siamo riusciti comunque a organizzare una Bici in Città un po' diversa, grazie alla WISP nazionale che ci ha dato questa opportunità. Alla prossima, al 2021 e ad ottobre se riusciamo a fare il bici insieme con Fiat. Grazie. Eccoci tornati in collegamento dopo il video di Aosta. Ringraziamo appunto Massimo Verducci e il sindaco Fulvio Centos che ha voluto partecipare a questo video per salutarci. Ed ecco in collegamento con noi da Messina, Santino Cannavò. Mi senti, Santino? Sì, benissimo, ciao, buongiorno. Buongiorno, benvenuto, grazie di essere qui con noi. Allora, Bici in Città è sicuramente simbolo di mobilità sostenibile e di partecipazione delle persone. Cosa possiamo dire su questo? Ma guarda, Bici in Città sicuramente quello che dicevi è sostenibilità innanzitutto e poi socializzazione. Questo è un anno particolare perché io, guarda, in questo momento mi trovo proprio su una di quelle strade dove sarebbe passato bici, dove l'anno scorso e per gli anni precedenti è passata Bici in Città. Non c'è nessuna persona, qualcuno solo così in bicicletta. Oggi tra l'altro non è una bellissima giornata, però continuano a passare le macchine. Nonostante tutto c'è questo ritorno a quello che potrei definire la paralisi del traffico, anzi è un momento particolare. Questo Bici in Città coglie proprio il momento giusto, anzi mi augurerei che questo Bici in Città possa segnare l'inizio del post carbon, proprio perché la situazione, come sapete benissimo, con questo ritorno, con questa fase 2, quindi questo ritornare dopo il Covid, sta determinando di nuovo un aumento dell'uso dell'auto privata e quindi purtroppo possiamo immaginare che tutto ciò che precedentemente era un danno oggi possa addirittura moltiplicarsi. Quindi Bici in Città la coglie. E quindi speriamo, noi quello che faremo anche oggi è proprio ragionare di mobilità alternativa, di possibilità alternativa all'automobile per evitare che le nostre città si congestionino subito. Ma guarda, ti do qualche dato perché forse è importante. Allora, calcola che nel periodo in cui per il Covid Brevemente, eravamo. mi raccomando, che abbiamo altri collegamenti. Sono velocissimo, c'è stata una riduzione delle emissioni del 35%. Pensa solo a marzo, il meno 17% di anidride carbonica, quindi circa 5 milioni di tonnellate di CO2 che si sono fermate. Le previsioni per aprile si parla del meno 70% di emissioni. Allora, se tutto questo vuol dire una migliore qualità dell'aria, una migliore qualità della salute delle persone, che insomma, noi parliamo tutti dell'effetto Covid e della morte da Covid. L'anno scorso l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha detto che sono morte più di 400.000 persone per inquinamento atmosferico. Allora,
è una svolta, qui bisogna fare una bellissima svolta delle politiche della mobilità. La bicicletta, questo mezzo meccanico semplice, leggero, può essere veramente lo strumento necessario per migliorare, ma ci vogliono delle scelte decisive. Cominciamo ad esempio a non mettere più i pedoni dentro le piste ciclabili, ma cominciamo a creare delle direttrici dentro le città dove prima si passava con le macchine, sull'asfalto, si possa camminare in bici. Calcolate, il tema del trasporto pubblico oggi è diventato macroscopico, già non ce la faceva prima, penso a tutto il tema dei pendolari. Immaginati ora, con una riduzione degli spazi e non un incremento delle corse, automaticamente ci sarà una congestione paurosa. È arrivato il momento di avere delle scelte coraggiose. Bicicletta è un segnale, anche così, fatto in questa maniera come lo stiamo facendo, ci richiama a questi concetti. Quindi maggiori incentivi economici, ottimo il bonus sulla bicicletta. E nel Regno Unito c'è stato un aumento del 200% delle vendite. Quindi ecco, questi sono dei segnali importantissimi. Bike sharing e poi un'altra cosa, l'adozione del chilometro 10. Ok, Santino, ti ringrazio per le tue segnalazioni, ne parleremo sicuramente andando avanti in questa diretta. Grazie per il collegamento e buona giornata anche a te. Grazie a voi e forza Bicicletta. Grazie Santino, ciao. Ciao, ciao. Noi continuiamo intanto con i nostri collegamenti, con il nostro giro d'Italia, appunto delle città di bici in città. E passiamo ora, torniamo dalla Sicilia, torniamo al nord, andiamo in Lombardia con Stefano Cucci, presidente dell'UISP Lombardia e responsabile delle politiche per la salute e l'inclusione dell'UISP, che vedo già in collegamento. Ciao Stefano, mi senti? Ciao, sì, ti sento. Voi mi sentite? Sì, perfettamente, benvenuto, grazie. E in collegamento con noi dovrebbe esserci anche Alessandro Scali, presidente dell'UISP Empoli Valdelsa, che sta ultimando le operazioni di collegamento. Quindi intanto passo la parola a Stefano, che sicuramente condividere con noi una bella notizia che abbiamo ricevuto proprio ieri. Sì, grazie. Sì, lasciatemi aprire ovviamente con questo saluto a Silvia, che fra un paio d'ore tornerà a casa, quindi la aspettiamo. Ovviamente è una notizia che ci ha fatto molto felici, e noi in questo anno e mezzo, lunghissimo anno e mezzo di prigionia, abbiamo sempre cercato di dare il nostro piccolo contributo per tenere alta l'attenzione su questa vicenda. E il ritorno a casa di Silvia, una nostra operatrice sportiva che con tanta passione collabora con una delle nostre associazioni più importanti del territorio milanese, rappresenta in questo momento, credo, davvero uno squarcio di luce in un periodo molto buio per Milano e per la Lombardia. Quindi siamo molto felici, bentornata Silvia, ti aspettiamo. Grazie Stefano. Allora, nel frattempo si è collegato anche Alessandro Scali, che è da Empoli, che salutiamo. Ciao a tutti. Benvenuto. Allora, prima di passare ad Empoli, chiedo ovviamente a Stefano un commento relativo alla questione bicicletta, noi come stili di vita, salute e benessere. Cosa possiamo dire? Ti sento. Ma mi senti? Si sente? Sì, sì, vai Stefano, tranquillo. Ok, quasi. Sì, scusami. Allora, no, io farei questa considerazione, almeno da quello che sto vedendo anche qua a Milano, da quello che stiamo un po' sentendo su tutti i territori italiani, soprattutto nelle grandi città. Ecco, credo che questo processo di riqualificazione, di ridisegnazione delle città, del modo di vivere le città, subirà un'accelerazione dovuta a questa pandemia, nel senso di cercare una vita un po' meno frenetica, un po' più di quartiere, ed è chiaro che questo processo di rinnovamento, diciamo così, anche delle città e della mobilità passa attraverso un elemento importante rappresentato dalle società sportive, dai centri sportivi, che possono certamente aiutare le istituzioni in un percorso di ripresa di coscienza culturale da parte delle persone nella riscoperta dell'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, di movimento più dolce e più sostenibile. E quindi credo che noi abbiamo davanti un'occasione importante
per avviare e intensificare ancora più di prima il nostro lavoro sulla sensibilizzazione dei cittadini all'utilizzo della bicicletta, ovviamente in stretta sinergia con le istituzioni che insieme a noi dovranno creare il contesto più adeguato all'interno del quale questa mobilità dolce possa essere incentivata, quindi potenziando i servizi di prossimità e tenendo conto che l'associazionismo sportivo può svolgere un ruolo fondamentale in questo senso. Ecco, ieri dopo 3 mesi mi sono preso un'oretta di tempo e sono uscito a fare un giro in bicicletta e devo dire che ho riscoperto un po' di sensazioni meravigliose dell'andare in bici, che in una città frenetica come Milano rischiano di essere dimenticate. Ecco, credo che proprio sia questo il lavoro che oggi dobbiamo riprendere ancora con più intensità di prima, per aiutare i cittadini a riscoprire le emozioni, la bellezza di usare la bicicletta, affinché Vivicittà non sia solo un giorno all'anno, ma che ogni giorno sia un Vivicittà per tutti noi. Quindi la prospettiva ci incoraggia ad andare in questa direzione e credo che la bicicletta rappresenti un punto di ripartenza anche per la vita in città. Giusto, Stefano, grazie per aver segnalato questo aspetto. Infatti Bici in Città porta le persone, le biciclette nelle nostre città. Per esempio ad Empoli vediamo Alessandro Scarica che è praticamente proprio all'aperto. Come è stata questa bicicletta, Alessandro? Io vi annuncio, vi sto sentendo abbastanza male. Noi ti sentiamo bene. Ecco, io sento un pochino a tratti. Intanto buongiorno a tutti, ben trovati. Io mi trovo qua su quello che sarebbe dovuto essere un pezzo del percorso di Bici in Città di quest'anno. Magari non so se lo vedete me, magari vedete il retro da dove sto arrivando, che tra l'altro è un pezzo della pista ciclabile che dovrebbe correre tutto lungo l'asse dell'Arno dalla sorgente fino alla foce, finanziata dalla Regione Toscana. Questo è uno dei pezzi che è stato fatto a dimostrazione che la Regione Toscana è una di quelle che sull'investimento nella viabilità leggera, nella viabilità ciclabile, i suoi investimenti anche in prospettiva futura l'ha fatta, così come sui cammini e via dicendo. Il territorio dell'Empolese Valdelsa è storicamente contraddistinto da un uso abbastanza sistematico della bicicletta, anche perché si presta abbastanza facilmente. È un territorio sostanzialmente pianeggiante, con poche colline, con qualche salita impegnativa, ma generalmente sono salite assolutamente abbordabili. Le città sono città piccole, tutte più o meno, come dire, a un facile utilizzo della bicicletta, per cui da questo punto di vista, anche non a caso, anche per questo, Empoli è stata una delle prime città che ha aderito a Bici in Città dagli anni della sua costituzione. Insomma, ormai sono passati tanti anni, io ancora non facevo parte neanche di questo meraviglioso mondo dell'UISP, sono arrivato un po' dopo. Grazie del tuo contributo, di averci raccontato questo spaccato del territorio. Ringrazio entrambi i nostri ospiti, quindi Stefano Cucci da Milano e Alessandro Scali da Empoli, che ci rappresenta. Ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti. Ciao, grazie ancora. Ciao. Ciao. E proseguiamo quindi nel frattempo con i nostri prossimi ospiti, in particolare per la prossima sessione, cioè il prossimo blocco, abbiamo un ospite in diretta e avremo un altro video che ci racconterà un'altra faccia di Bici in Città, un altro aspetto che contraddistingue d'altronde tutte le iniziative dell'UISP, perché Bici in Città è anche solidarietà, è anche tutela e promozione dei diritti, ovviamente. Avremo in collegamento da Roma e dintorni Massimo Tossini, responsabile delle manifestazioni nazionali UISP, che ci racconterà un po' il senso, la storia di Bici in Città negli anni, cosa ha significato per l'UISP
questa manifestazione, poi andremo invece a Bologna con un video che ci racconta un progetto molto particolare e molto interessante. Vediamo se Massimo intanto ci sente. Sì, sì, vi sento, mi sentite? Sì, Massimo, ti sentiamo, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, anche tu sei in giro con la bicicletta, che cosa stai facendo e cosa significa bici in città nella storia del WISP? Ma sì, sono in giro con la bicicletta, adesso sono fermo per riuscire a collegarmi meglio. Bici in città segna un momento importantissimo nella storia della WISP, dell'USP. Tre anni prima era iniziato Vivi Città, nell'86 partì anche Bici in città, diciamo un po' le istanze erano le stesse, di appropriarsi dei centri delle città. Vivi città attraverso una gara pure competitiva, Bici in città attraverso, anche se nella primissima edizione ebbe anche una fase, diciamo, agonistica, c'era il chilometro da fermo, e poi con un'iniziativa dedicata alle famiglie, insomma, per cui il target era quello. Anche lì iniziamo, diciamo, con poche città nei primi anni, poi ci fu una sorta di esplosione, diciamo, durante il periodo in cui Bici in città venne organizzata insieme all'AISM, e diciamo quelli da quegli anni in poi Bici in città è andata sempre crescendo fino ad arrivare stabilmente ad avere più di 100 comuni ogni anno, siamo arrivati a 130, 120, con un impegno di circa 80 comitati WISP che avremmo voluto tutti oggi qui con noi, ma poi non sarebbe stata più una semplice diretta Facebook, ma una vera e propria maratona, però idealmente sono tutti quanti qui con noi. Infatti questa è l'intenzione. E uno dei comitati WISP che lavora con la bicicletta e la intende appunto come inclusione e diritti è quello di Bologna, che ha realizzato questo progetto che si chiama Bipici, che coinvolge delle persone con disabilità. Ora ce lo illustreranno. E ringraziamo per il video, ovviamente anche per il progetto, il presidente dell'WISP Bologna, Gino Santi, responsabile ciclismo del comitato WISP, Franco Magli, e Rossella Buttazzi, che è un'operatrice del comitato, che vedremo anche nel video. Se prendete il testo al fronte, lo vediamo. Che cos'è Bipici, Rossella? È un progetto pensato dalla Sport Fund in collaborazione con WISP e finanziato dalla Fondazione Carisbo. E l'obiettivo del progetto è quello di fare conoscere alla cittadinanza la possibilità di utilizzare la bici, e anche se non tutte le persone sono in grado di guidare in autonomia. Bisogna che ci sia una persona che abbia comunque un minimo di dimestichezza con l'utilizzo del mezzo, ma non è necessario essere dei professionisti. E la persona ha una dimestichezza più alta per persone come anziani che hanno magari difficoltà di equilibrio, quindi in realtà è un mezzo che può essere veramente facilitare tantissime fasce di popolazione che per qualsiasi tipo di ragione non hanno autonomia tale da guidare in sicurezza da sole le biciclette. Ecco, abbiamo visto questa interessante esperienza, un modo originale per promuovere l'inclusione, che diciamo inclusione, diritti, solidarietà sono comunque sempre tra le parole d'ordine delle manifestazioni nazionali dell'UISP, giusto Massimo? Sì, sì, certamente, questa è stata sempre la nostra prerogativa, insomma, affiancare, diciamo, all'iniziativa sportiva, eccetera, eccetera, anche altri valori. E Bici in città, diciamo, anche da questo punto di vista si è distinta, ricordavo appunto il periodo di alleanza con l'AISM, ma anche i periodi successivi in cui localmente si sono seguiti tanti progetti locali che i nostri comitati hanno scelto nel loro territorio. Grazie mille Massimo, grazie per questa ricognizione sulla storia di Bici in città, ti lasciamo la tua pedalata e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie. Allora, nel frattempo noi passiamo, anzi richiamo in causa Ivano Maiorella che riprende il collegamento con noi. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Roberto Morassutto, intanto in collegamento con noi. Eccoci qua.
Grazie, grazie Elena Fiorani, che ritorneremo ad ascoltare tra qualche minuto. Intanto benvenuto a Roberto Morassut, sottosegretario all'ambiente. Buongiorno Morassut. Buongiorno Ivano, buongiorno a tutti. Allora, la bici è sempre più simbolo di un futuro sostenibile, ecologico, una sorta di utopia urbana. Come valuta il governo questa nuova fase, anche alla luce dei provvedimenti annunciati? Ecco, le chiediamo un qualcosa in più rispetto a questo provvedimento annunciato che vedremo nel decreto di maggio sul bonus per l'acquisto di bici e monopattini. Sì, come forse ricorderete già con il cosiddetto decreto clima, che poi è diventato legge, io intanto vi parlo da una cyclette, ecco, faccio vedere molto rapidamente. Questa mattina volevo andare in bicicletta, ma per una serie di problemi di lavoro mi sono limitato alla cyclette. E già nel decreto clima, che è un provvedimento che poi è stato convertito in legge a dicembre, noi abbiamo previsto delle somme importanti, circa 450 milioni di euro per i comuni, per l'acquisto di biciclette elettriche, monopattini e soprattutto per la realizzazione di piste ciclabili, oltre a tutta una serie di misure di incentivazione per la rottamazione degli autoveicoli non a norma euro e per l'acquisto dell'abbonamento per il trasporto pubblico. Nel prossimo decreto, come tu ricordavi, Ivano, ci saranno altre risorse, sono state già annunciate, che spingono nella direzione di un ampliamento dello spazio della mobilità urbana a due ruote, ecologica. Biciclette, biciclette elettriche, monopattini. Sono misure che naturalmente poi dovranno essere utilizzate dai comuni, sono risorse a disposizione dei comuni, e credo che questa sia una strada da percorrere e da ampliare, perché ormai viene incontro, diciamo, non solo ad una domanda reale che c'è, anche di infrastrutturazione delle città, di costruzione di reti ciclopedonali più estese e che possano costituire delle alternative all'uso del mezzo privato, non soltanto per il tempo libero, ma anche proprio per gli spostamenti di lavoro. Questa emergenza un po', diciamo, ci ha indicato una strada che dobbiamo percorrere, e già appunto cominceremo con il decreto di aprile, e poi, poiché in questi giorni il Parlamento ha approvato il documento per l'economia e la finanza, cioè il grande programma di investimenti per il prossimo bilancio di fine anno, il DEF del 2020, in quel DEF si possono trovare, diciamo, dei capitoli che sono proprio dedicati al tema del Green New Deal, della sostenibilità, dell'economia circolare e quindi anche della mobilità sostenibile. Noi ecco, ecco, grazie Morassut, grazie, fermiamoci un attimo perché l'elenco di cose, di impegni che ci sono venuti dal governo e che adesso ci sono stati confermati appunto per bocca del sottosegretario all'ambiente è davvero lungo e importante e per la WISP è fonte di impegno. Nel frattempo si è collegato con noi Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a voi, grazie WISP, saluto e ringrazio per la presenza il sottosegretario Roberto Morassut e tutti gli altri ospiti che seguiranno, e quindi grazie. Ecco, anche Vincenzo Manco in ciclette, quindi questo tandem associazionismo e istituzioni simbolicamente importante. Manco, rispetto agli impegni che ha elencato il sottosegretario Morassut, ecco, WISP che dice? Beh, intanto ringrazio il sottosegretario per l'aggiornamento che ci ha fatto rispetto alle misure che il governo ha preso in tema appunto di sostenibilità ambientale, di economia, che si incrocia appunto con questo tema del Green New Deal da cui da tempo si parlava rappresentano delle risposte di fatto anche a quello che è il nostro ruolo come associazione di promozione dello sport sociale all'interno di un'idea
che possa finalmente aprirsi non solo nella, nella società, ma soprattutto nel rapporto sussidiario con le istituzioni per migliorare tutti la qualità della vita dei paesi, delle nazioni, dell'Europa e del mondo. Questa è una pandemia mondiale. Prima di entrare dentro la pandemia mondiale, noi avevamo vissuto già dal 2018 in modo più pressante il movimento Free Days for Future, che aveva sensibilizzato fortemente l'intervento di tutti i paesi, di tutte le nazioni, per intervenire sulla prevenzione del riscaldamento globale. Lo è stato detto, è stato già detto da altri interventi che mi hanno preceduto, dei nostri dirigenti, che ringrazio tutti i nostri comitati territoriali e regionali per quello che continuano e hanno continuato a fare e continueranno a fare anche dentro la pandemia e dentro ancora la nuova fase che si è aperta. Bene, noi della WISP vogliamo esattamente fare questo, essere un soggetto, un corpo intermedio della società civile che costantemente mette a disposizione le proprie competenze, il proprio capitale sociale, il proprio modo di vivere anche il rapporto con le istituzioni in modo proattivo per trovare soluzioni che migliorano la qualità della vita. La pandemia mondiale ha tenuto insieme crisi ambientale e crisi appunto sanitaria. C'è bisogno di una risposta, di un riequilibrio economico che possa permettere un investimento in economia circolare, in economia sostenibile. Il Bicincittà è esattamente questo. La nostra storia è una storia che ha sempre fatto emergere le contraddizioni della qualità della vita, lo diceva bene Stefano Pucci, che soprattutto all'interno di alcune città legittimamente hanno anche offerto benessere e sviluppo al nostro paese, non solo a quella città, benessere e sviluppo, ma oggi queste contraddizioni nel periodo del contagio di Covid-19 hanno fatto appunto emergere, le hanno messe sul tavolo, come direbbe la politica, e la politica sta rispondendo, quindi non soltanto il comparto del Ministero dell'Ambiente con quello che ci ha detto appunto il sottosegretario Morassut, anche rispetto a quello che una parte, un pezzo di comparto relativo allo sport nello specifico. Ecco, questo tenere insieme la promozione sportiva, questo capitale sociale che vuole aprire una sfida insieme alle istituzioni, perché attraverso la pratica sportiva sostenibile, dolce, ci sia un coinvolgimento di tutte le fasce di età del paese per spingere verso un nuovo modello di sviluppo. Questa è la sfida che oggi la WISP vuole portare avanti, lo ha sempre fatto. Oggi credo ci sia bisogno di una accelerazione da parte nostra e di un'accelerazione da parte delle istituzioni. Ecco perché anche ecco, Manco, su questa domanda fermiamoci un attimo e poi torniamo, perché penso sia opportuno sentire proprio il governo, quindi il sottosegretario all'ambiente Morassut, rispetto a questa sfida che la WISP lancia: bici come utopia urbana, momento di relax, ma anche utilizzo quotidiano e sport. È una critica sociale, un'alternativa possibile, sottosegretario Morassut? Beh, è una realtà che va costruita giorno per giorno, anche con il contributo in una ottica di sussidiarietà, con il contributo che viene dalle reti associative, quindi l'UISP da questo punto di vista è fondamentale per la sua esperienza pluridecennale nel campo dello sport per tutti, della pratica sportiva, della pratica motoria quotidiana. È una, diciamo, fonte di elaborazione, di progettualità sul campo per pensare delle città diverse, delle città dove ci si possa spostare in modo diverso, dove la tecnologia possa mettere a disposizione brevetti e modalità che estendano veramente a tutti la possibilità di spostarsi con le due ruote in maniera ecologica e che ci faccia immaginare appunto un modo di vivere una città diverso. Non è un'utopia, cioè è qualcosa che già sta camminando, già si sta diffondendo nella sensibilità pubblica, nella pratica comune dei cittadini. Peraltro noi abbiamo nell'arco di 10 anni la possibilità reale, grazie alla tecnologia e grazie anche alle norme che ormai stanno
prendendo piede nell'ordinamento, di puntare alla completa decarbonizzazione del trasporto locale, sia del trasporto pubblico, ma anche del trasporto privato. Un'altra norma, per esempio, che può essere molto utile anche per le biciclette, per i monopattini, ma soprattutto per i veicoli elettrici, che noi inseriremo nel prossimo decreto delle semplificazioni, è quella di rendere estremamente rapida la possibilità di installare nei distributori dei carburanti le colonnine elettriche per l'alimentazione dei veicoli elettrici. Quindi si potrà andare al distributore non solo per fare il pieno di benzina o di gasolio, ma anche per ricaricare la vettura o per, diciamo, ricaricare un mezzo elettrico. Questo penso che sia una cosa molto importante per aiutare tutti a fare questo salto di transizione che ormai è richiesto, non è più soltanto un fatto di avanguardia, è un'esigenza. Grazie, grazie Morassutte. Per chiudere il collegamento, un minuto a testa. Vincenzo Manco, auspici della WISP per la ripresa e richieste, ovviamente, per quanto riguarda politiche pubbliche e responsabilità del governo. Allora, gli auspici già sono quelli, come dire, di immaginare, lo diceva anche il sottosegretario, non in termini di utopia, ma soprattutto di percorsi e progettualità praticabili. Lui ce lo sta dicendo, sono ancora parole che noi apprezziamo da questo punto di vista. Tra l'altro, noi facciamo parte di questo forum che è stato, diciamo, messo in piedi, nel quale si lavora per la costruzione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile presso il Ministero dell'Ambiente. Sono parole importanti. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro dentro questo contenitore, la palestra è la nostra casa durante la pandemia. Lanciamo con il Bici in Città di oggi i futuri movimenti, li abbiamo voluti chiamare così. I futuri movimenti per la WISP sono finalmente chiedere alle istituzioni e vedersi restituito dentro questa richiesta un obiettivo appunto praticabile, che è il riconoscimento del valore sociale dello sport e della pratica motoria. Questo ancora è un valore sociale non, come dire, raggiunto nel nostro ordinamento. Un'occasione c'è, questo governo ce l'ha, ed è rappresentata dai decreti legislativi che devono dare attuazione alla legge delega della riforma del sistema sportivo italiano. Quella è l'occasione. Lì possiamo mettere insieme e far emergere il valore della promozione sociale dello sport, staccandola da quello che è il legittimo ruolo di uno sport olimpico, dell'olimpismo in questo paese, ma destinando risorse, individuando ruoli e soprattutto guardare in prospettiva la promozione dello sport sociale come soggetto che integra le politiche pubbliche in un rapporto sussidiario. Non perdiamo quell'occasione, ne approfitto per dirla al nostro sottosegretario Morassut, che è uno dei nostri interlocutori, sicuramente che nei prossimi giorni, perché già di questo noi ne stiamo parlando, nella nostra presidenza, nella nostra giunta nazionale, ecco, l'occasione ce l'abbiamo. Lo sguardo lungo è rappresentato, lui lo sa molto meglio chiaramente di me, dall'agenda 2030 dell'ONU. Dentro quell'agenda lo sport ha un grande ruolo, noi lo vogliamo giocare fino in fondo. In uno dei target dell'agenda ONU e in tanti obiettivi la WISP può giocare un ruolo. Lui oggi ce l'ha riconosciuto, non avevamo dubbi. Speriamo, ecco, che il governo si assuma davvero fino in fondo questa responsabilità e dia una svolta che definirei come WISP epocale, sarebbe una svolta storica, diciamo, da quel punto di vista lì, per riuscire a dare soddisfazione a 70 anni e passa di storia di vita, non solo della WISP, di storia di vita del paese. E Morassut, come vedi, non sono allenato io, a differenza, diciamo, del sottosegretario che lo vedo in forma, però non volevo farmi scavalcare, diciamo. Prego Morassutte per un saluto e Morassutte per un saluto e eventualmente per così raccogliere la sollecitazione di Manco. Beh, un minuto. Intanto un saluto veramente affettuoso a tutta l'UISP, perché Ivano ricorderà, io sono stato tanti anni fa anche un vostro, diciamo, collaboratore, ma parliamo di diversi anni fa.
1985. Sì, ricordo questa esperienza con grandissimo, così, con grandissimo piacere. E, beh, l'esperienza dell'UISP è un'esperienza moderna, che antica, ma oggi più che mai moderna, perché la pratica sportiva diffusa è una cartina proprio al tornasole di una dimensione della cittadinanza, completamente in trasformazione. La pratica sportiva allargata, la possibilità per tutti di andare a piedi, di correre, di andare in bicicletta, cambia i criteri fondamentali, il paradigma fondamentale del modo di vivere la città. Noi su questo dobbiamo insistere, anche se questo è un momento di crisi, le risorse non sono tantissime. Questo prossimo decreto è un decreto di debito che nasce da un'emergenza, però può essere l'occasione per puntare sulle cose che hanno mercato, le economie che sono sempre più green, e anche su una domanda sociale che poi fa mercato. La domanda sociale determina anche paradigmi nuovi dell'economia e della crescita. Quindi spero che questo governo, pur con tutti i problemi e le difficoltà che stiamo attraversando, possa essere quantomeno il mallevatore, cioè l'iniziatore, il facilitatore, sono un termine che va di moda, di una nuova stagione. E quindi poi a me devo dire che le due ruote appassionano particolarmente. Ho avuto un padre che ha fatto competizione ciclistica nel dopoguerra, mi ha trasmesso questa passione per la bicicletta, che oggi magari a bella giornata avrei potuto anche approfittare, non ho avuto modo, ma comunque non ho resistito alla tentazione di salire sul sellino, e vi ringrazio. Grazie Morassutter, grazie Manco, anche perché ci avete dato una rappresentazione simbolica proprio di questo tandem associazioni, istituzioni, grazie per aver pedalato per tutto il collegamento. Riposatevi un po'. Grazie e arrivederci. Buon lavoro. Grazie, sottosegretario. Grazie, Roberto. Arrivederci, presidente. Ciao. Allora, questo collegamento è stato davvero, davvero importante, oltre che per gli aspetti simbolici, anche per quanto abbiamo ascoltato, sia per quanto riguarda l'associazionismo, quindi la UISP, sia per quanto riguarda gli impegni del governo. Siamo in perfetta linea con la nostra scaletta e vedo già comparire sul nostro monitor in una miss che non avevo mai visto, Paolo Foschi. Buongiorno Paolo Foschi. Ecco, va bene il caschetto, vanno bene gli occhiali, ma il microfono forse va aggiustato. Aspetta, mi senti ecco, adesso? Ecco, perfetto. Perfetto Paolo, molto bene. Paolo Foschi, giornalista di Corriere della Sera, che abbiamo disturbato anche perché è reduce dal turno notturno, quindi grazie. E abbiamo collegato anche con noi Roberto Babbini. Roberto, buongiorno. Anche Roberto è un giornalista responsabile della comunicazione UISP del ciclismo nazionale. Buongiorno Roberto, intanto che sistemi per il collegamento. Allora, Paolo Foschi, sappiamo che hai ascoltato la diretta tra Manco e il sottosegretario Morassutter, avevi anche un commento che io però non sono riuscito a mandare in diretta, ma sicuramente ecco il sottosegretario potrà coglierlo. Ecco, magari se ce lo racconti. Ah no, questa è una vicenda molto locale. Io abito a Roma, a Montesacro, e sono impegnato insieme ad altri abitanti nel quartiere per salvare un bellissimo sentiero ciclopedonale che corre lungo la riserva dell'Aniene, che peraltro fu inaugurato dalla giunta Veltroni quando Morassutter era assessore all'urbanistica, se non ricordo male. E purtroppo da 3 anni questo sentiero ciclopedonale è oggetto di un'operazione immobiliare e lo stanno sostanzialmente cementificando. Volevo semplicemente segnalare questa circostanza a Roberto, ma non vorrei rubare spazio adesso a questo momento con una questione prettamente locale, assolutamente, anche se di grande valore simbolico. Assolutamente no, Paolo Foschi, anche perché dobbiamo incrociare attualità a buoni propositi. Ecco, questo è molto importante. A proposito dei propositi, che aria c'è a Roma? Te sei un giornalista, un cronista. Ecco, tra sicurezza, problemi legati all'emergenza coronavirus e la voglia di tornare a mettere il naso fuori da casa. Ecco, che aria vedi e in qualche modo dal tuo punto di vista,
dell'attualità, quali sono le notizie che arrivano da Roma? Guarda, io sono come tutti molto preoccupato sia per la questione sanitaria sia per la questione drammatica sociale ed economica. Purtroppo trovare l'equilibrio tra le esigenze della società che deve andare avanti, tra le esigenze economiche e le esigenze di tutela della salute, è molto difficile. Io parlo da una situazione privilegiata perché ho la fortuna di lavorare in smart working, però sono molto molto preoccupato e spero che si possa rimettere in moto l'economia. La giornata di oggi, l'evento Bicincittà, cade in un periodo particolarmente indicato, perché uno dei grossi temi a Roma è quello della mobilità sostenibile. Lo era da prima, lo è ancora di più adesso, perché il grosso tema è come andranno i romani al lavoro appena riapriranno ancora di più le attività produttive, le attività commerciali. E la bicicletta è sicuramente il mezzo più indicato in questa fase. Noi sappiamo quali sono i problemi di traffico pazzeschi, la bicicletta garantisce il distanziamento sociale. E non dimentichiamo che oltre a garantire il distanziamento sociale, tutela l'ambiente. E vari studi sembrano dire che la diffusione del virus è stata più veloce nelle aree inquinate. La bicicletta è il mezzo più ecologico che ci sia per spostarsi in città. Io da molti anni, cioè da 5 anni, da 6 anni, ho fatto la scelta di andare a lavoro in bicicletta. Roma non è una città facile per le biciclette, purtroppo. Questo bisogna dirlo, però per molti di noi, non per tutti, per molti di noi è possibile andare al lavoro. Lo spostamento medio a Roma per andare al lavoro a tratte è di circa 6 chilometri. Su 6 chilometri la bici elettrica, dopo lo scooter e la moto, è il mezzo più veloce dell'autobus, è più veloce dell'auto, è più veloce di qualsiasi altro mezzo. Utilizziamola quando è possibile. Ecco Paolo, il tuo messaggio è molto efficace, anche perché sappiamo che anche te sei sulla ciclette. Ti ringraziamo per averci così trasmesso questo tuo desiderio, che affiora anche nelle cose che scrivi. Paolo Foschi così lo considera un po' un suo diletto, ma in realtà è un bravissimo scrittore. Ha scritto 5 o 6 libri. Il suo protagonista si chiama Igor Attila, è un personaggio inventato. Uno dei libri è dedicato proprio al mondo del ciclismo e, diciamo, al mondo anche al tema della sicurezza. Ecco Paolo, proviamo un attimo a collegarci con Roberto Babbini, perché poi torneremo subito da te proprio per parlare di Igor Attila e porci questa domanda. Ma il ciclismo, la bicicletta, è sicura? È un ambiente sicuro? Roberto Babbini, ci senti? Sì, io vi sento, voi sentite? Ci sei, perfetto, perfetto Roberto. Buongiorno, innanzitutto ti vediamo all'aperto. Dove sei? Buongiorno dalla Romagna. Io in questo momento sono nella mia officina, in sostanza nel cortile di casa mia. Comunque ho qui con me la mascherina, che è sempre necessaria per quando si fa attività sportiva. Sempre necessaria. Ecco Roberto, vediamo sullo sfondo una bici. Ti chiediamo in 2 minuti di darci dei consigli. Che succede dopo 2 mesi, quando ognuno di noi, cittadini normali, decide di andare in bicicletta dopo 2 mesi che non ha toccato la bicicletta e non sa se funziona? Perché il tema è proprio questo. La bici è un mezzo sicuro? Ecco, aiutaci a capire qualcosa. Beh, la bici è in questo momento forse il mezzo più sicuro per quello che riguarda il distanziamento sociale, per quello che riguarda la possibilità di muoversi agevolmente, soprattutto nelle distanze brevi casa-lavoro. Poi ovviamente la bici ha bisogno di cure e di manutenzione, magari per molti dico delle banalità, ma come cicloguida mi capita spesso che le persone che partecipano alle pedalate tirano fuori la bici dal garage, ma non la vedevano da mesi, quindi non sanno bene in che condizioni si trova. La bici va mantenuta esattamente come si fa con la cura del corpo, quindi gomme sempre controllate, gonfie, fanali che sappiamo per il codice della strada essere obbligatori, devono essere montati e funzionanti, e i dispositivi acustici come il campanello, che deve essere comunque sempre montato sulla bicicletta. Sappiamo che molti sportivi usano la bicicletta anche per motivi di sport, ovviamente, quindi hanno dei mezzi come la mountain bike o la bici da corsa. Anche in questo caso si possono adottare degli accorgimenti velocissimi. Montare dei fanali come questi, che sono di facile utilizzo e hanno anche un basso costo, e ovviamente il campanello quando è necessario. Ci sono altri dispositivi che tuttavia non sono obbligatori, il giubbottino di alta visibilità, che è sempre consigliabile perché farsi vedere è molto buono, il casco, che per quanto obbligatorio salva una testa, e che la testa dentro al casco è la vostra,
In questo momento possono essere utili anche degli altri dispositivi, visto che le norme ci sono, quindi portare sempre con sé una mascherina nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento sociale. Io consiglio di portare con sé anche una salvietta o un flacone per disinfettare le mani qualora sia necessario dover approfittare di qualche cosa che viene toccato. Non sarebbe male ricordarsi di portare con sé un ricambio di camera d'aria, perché per quanto sia siamo per strada e ammesso che si sappia fare a cambiarla, potrebbe capitare anche di forare. Hai domande? Grazie Roberto, sei stato esemplare. Ricordiamo che Roberto è anche l'animatore delle pagine del sito Ciclismo WISP Nazionale, è un giornalista e continueremo a seguirti attraverso il sistema di comunicazione WISP e Ciclismo. Vorrei approfittare, Ivano, data la giornata, se mi consenti, di rivolgere un saluto speciale a tutte le mamme, dato che oggi è anche la festa della mamma. Grazie Roberto. Grazie anche per questo saluto che noi ovviamente condividiamo e al quale ci aggiungiamo. Rimani con noi Paolo Foschi. Certo. Abbiamo sentito Roberto Babbini, norme per la sicurezza. Tu in un tuo libro dedicato proprio al mondo del ciclismo, Omicidio al giro, protagonista Igor Attila, dici a un certo punto, fai dire a un tuo personaggio, il ciclismo è uno sport affascinante, per chi lo pratica è il più bello del mondo, ma è molto pericoloso. Ecco, come stanno le cose, Paolo Foschi? Ma il ciclismo inteso come attività agonistica è sicuramente uno sport abbastanza pericoloso, in cui quando vai in bici in discesa a 70-80 all'ora il rischio di incidenti purtroppo è molto alto, anche correndo in pianura a 40-45 all'ora è pericoloso. La bicicletta come mezzo per lo spostamento in città in condizioni di prudenza e di sicurezza non è particolarmente pericoloso, basta avere molta attenzione nell'uso. Secondo me ci sono delle norme di sicurezza che garantiscono una certa tutela. Poi l'incidente ovviamente è sempre in agguato, ma come è in agguato quando giri in macchina, quando giri con lo scooter o in moto. Anzi, forse la bici guidata con prudenza è meno pericolosa di uno scooter e di una moto, perché la velocità è sicuramente inferiore. Apro una parentesi, torno all'intervento precedente. Secondo me la camera d'aria va portata anche da chi non la sa cambiare, perché siccome siamo un po' settari, un po' una comunità, noi ciclisti, se buchiamo troviamo sempre qualcuno che ci aiuta a cambiarla. Su questo possiamo essere sicuri. Bellissimo questo invito, Paolo. Per chiudere, 20 secondi, quale sarà il futuro del commissario Igor Attila, dal ciclismo al nuoto al pattinaggio? Dove guarda, ti posso intanto preannunciare che noi nei primi libri l'abbiamo sempre visto girare in moto con un Honda Hornet 600. Nell'ultimo romanzo che è uscito un anno e mezzo fa è passato alla bici elettrica. Se riesce ad allenarsi ancora meglio, può darsi che possa passare alla bici muscolare come mezzo di spostamento, borbottando. E questa è l'unica anticipazione che mi sento in questo momento. E chissà, magari approfittando del bonus, passare anche al monopattino elettrico, no Paolo? Guarda, sul monopattino elettrico in realtà gira il protagonista di un libro per ragazzi che ho scritto e che uscirà l'anno prossimo, ambientato alle Olimpiadi di Tokyo. grazie Paolo Foschi, Corriere della Sera, buon lavoro e anche buon riposo, visto che vieni dal turno notturno, e ti ringraziamo. Ciao Paolo. Grazie a voi, grazie, buon proseguimento. Intanto entra Elena Fiorani e ne approfittiamo per salutare e ringraziare anche Roberto Babbini. Lo salutiamo. Ciao Roberto. Ciao, grazie. Buona bici in città a tutti. ciao Roberto. Elena Fiorani, a te per i prossimi ospiti. Mi pare che siamo tutto sommato in orario. Elena Fiorani, per continuare e concludere questo Giro d'Italia in bici, per quanto riguarda bici in città, ci sei Elena? Sono, grazie Ivano, grazie del passaggio. Bici in città a tutti. Eccomi. Ciao Roberto. Continuiamo questo giro ideale e rimaniamo come adesso in Emilia Romagna, perché avremo un collegamento con noi due persone che ci parlano proprio dall'Emilia Romagna. Intanto ci hanno dato che avete parlato di sicurezza, ovviamente vale la pena citare anche il partner del FISP, quindi anche perché è città che nasce, dove c'è campagna e garantisce lavoro appunto per la sicurezza di tutti i nostri soci e tutti i partecipanti alle iniziative WISP. Intanto sono arrivati i nostri ospiti, abbiamo qui con noi
Lia Montalti, consigliera regionale dell'Emilia Romagna, componente Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi. E Davide Ceccaroni, responsabile del Centro di Sviluppo Nazionale. Ciao Davide. Buongiorno a tutti, ciao. Ci sente? Perfetto, ci sentiamo benissimo. Anche tu in ciclette. L'unica cosa, Davide, penso che tu se puoi togliere l'audio della diretta che torna, ci fa l'eco, altrimenti se riesci. Nel frattempo noi parliamo con la consigliera, che ringraziamo appunto di essere qui con noi, e parlavamo appunto di sicurezza e di città sicure per la mobilità in bicicletta. Approfittiamo della sua presenza per chiederle cosa possono fare le regioni appunto per agevolare questo tipo di mobilità e renderla sempre più sicura, ovviamente anche per la salute dei cittadini. Ma le regioni possono sicuramente fare tanto. In Emilia-Romagna abbiamo approvato proprio pochi anni fa la prima legge regionale sulla mobilità ciclabile, quindi nella scorsa legislatura, che è terminata nel 2020, e sapete che noi abbiamo appena iniziato la nuova legislatura. Dicevo, nella scorsa legislatura abbiamo lavorato per far sì che i comuni potessero avere risorse da investire sulle piste ciclabili, investendo 30 milioni di euro, e proprio in questo periodo si stanno riavviando i cantieri che purtroppo sono stati bloccati dall'emergenza coronavirus, e quindi già diversi comuni stanno ultimando i loro progetti. Abbiamo dato anche degli incentivi, per esempio, per far sì che chi utilizza il treno potesse acquistare le bici portatili, ma vogliamo fare molto di più, perché c'è tutto un tema di mobilità ciclistica elettrica, per esempio, che si sta sviluppando in maniera rapidissima e su cui è fondamentale investire. Così come guardiamo con grandissimo interesse i progetti che incentivano la mobilità ciclabile casa scuola e casa lavoro. Ecco, io penso che bisogna proprio andare in questa direzione, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che chi lascia a casa l'auto e prende sulla bicicletta fa bene a se stesso, ma fa bene soprattutto a tutta la collettività, quindi va premiato. Esatto, infatti è una, diciamo, una politica che dobbiamo sostenere anche per la salute stessa dei cittadini, oltre che per l'ambiente delle nostre città. Assolutamente. Noi, tra l'altro, abbiamo in Emilia-Romagna una tradizione rispetto all'uso della bicicletta che non viene da oggi, ma abbiamo ereditato dai nostri padri e dalle nostre madri, perché nelle nostre città la bicicletta è sempre stato il mezzo di spostamento che veniva utilizzato, ma penso anche alla Resistenza, dove le staffette si muovevano in bicicletta, le nostre nonne. Anch'io avevo una nonna che si muoveva in bicicletta durante la Resistenza, e quindi i nostri nonni, i nostri genitori ci hanno proprio trasmesso quella che è una passione fatta anche di grandi campioni. Quindi in Emilia-Romagna e in Romagna la bicicletta significa anche turismo, significa sport, quindi anche pensando a questa fase di ripartenza, investire in mobilità sostenibile, investire nella bicicletta da tanti punti di vista può essere un volano importantissimo per il turismo, per l'economia, per la salute. E qui vorrei anche sottolineare un tema importante: si sta discutendo tanto della correlazione tra ambiente e salute, di come lo si diceva anche prima, può aver inciso l'emergenza coronavirus di più nei territori più inquinati. Ecco, io credo che, senza perdersi in polemiche, bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo e veramente spingere ancora molto di più investendo in mobilità sostenibile, perché sappiamo che questo fa bene, e come dicevo prima, fa bene alle persone e fa bene alla collettività. Quindi nella fase 2 la bicicletta, la mobilità sostenibile devono essere assolutamente centrali. Benissimo, grazie mille alla consigliera regionale Montalti, grazie per essere stata con noi e per il suo contributo. A presto, e grazie a voi per le bellissime iniziative che mettete in campo. Non vedo l'ora di poter tornare a fare quelle domeniche in bicicletta tutti insieme, che a Cesena
abbiamo visto per tanti anni, che sono diventate un appuntamento fisso importantissimo. Grazie, lo speriamo anche noi il prima possibile. Arrivederci. A presto. E passiamo la parola invece a Davide Ceccaroni, proprio cogliendo questa caratteristica che diceva anche la consigliera, cioè bicicletta che è sport, ma è anche attività di tutti i giorni, delle persone comuni, è proprio l'attività motoria, una delle più semplici a portata di tutti. E per l'UISP infatti è proprio questo, in particolare l'UISP per esempio lavora molto e promuove il cicloturismo. Di cosa parliamo? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. La UISP promuove il ciclismo dolce, pedalare ognuno alla propria misura, con le proprie capacità, e questo è il cicloturismo. Pedalare potendo cogliere tutte le bellezze del nostro territorio. Vorrei ricordare che insomma poche altre nazioni possono godere di un territorio come quello dell'Italia, perché in pochi chilometri si va dal mare alla collina e alle montagne addirittura. Quindi la bicicletta, questo fantastico strumento che è già stato ricordato tutta la mattinata, dà queste meravigliose opportunità, e nello stesso tempo vuol dire è uno sport che dal punto di vista salutistico ha, vuol dire, caratteristiche formidabili. Il cicloturismo è alla portata di tutti, uomini, donne e bambini. Va aggiunto che poi con l'avvento anche delle biciclette a pedalata assistita, il cicloturismo, il turismo in bicicletta, credo dobbiamo tutti lavorare perché possa essere un volano nel prossimo futuro del nostro paese. E infatti è un'attività, diciamo, che ci permette di vivere il territorio in gruppo e che appunto è alternativa allo sport, diciamo al ciclismo professionistico, ma diciamo ci fa vivere tutto il gusto della pedalata. Sì, ci fa vivere il gusto della pedalata, ci mette in condizione di fare del turismo sportivo di grande qualità, perché le passeggiate in bicicletta nelle nostre colline, nei nostri paesi, nelle nostre frazioni valorizzano anche, diciamo così, quello che viene definito il chilometro zero, e quindi tutte le piccole aziende, l'agricoltura, la valorizzazione dell'agricoltura. Vorrei ricordare che in Italia abbiamo dei percorsi che toccano cantine, caseifici, ed è qualcosa di straordinario, ripeto, di unico. Spetta a noi, spetta al paese Italia. La UISP, come ha detto il presidente Manco, è pronta a dare il proprio contributo a sfruttare questa grande occasione. Benissimo, grazie Davide, grazie del tuo contributo, grazie di essere con noi in bicicletta per quanto possibile oggi da casa tua. Sì, con la cyclette. Facciamo quel che si può. Grazie come Davide. Come ha detto il presidente Manco, non mi volevo fare scavalcare a sinistra, quindi anch'io. Ottimo, grazie Davide, a presto. A presto, grazie a voi. Noi richiamiamo in collegamento qui con me nel frattempo Ivano Maiorella, che per proseguire e avviarci ormai alla conclusione di questa diretta. Abbiamo affrontato vari aspetti della bicicletta e stiamo per affrontarne un ulteriore, che è anche legato a quello che diceva Davide, questo turismo in bicicletta, percorsi lenti, contatto con il territorio. Sì, infatti, grazie Elena, siamo in chiusura, abbiamo esaurito un po' tutti i nostri temi che ci eravamo riproposti di affrontare. Le città hanno bisogno di trasformarsi, come ci ricordava, come ci ricordano tutti i giorni giornalisti e scrittori, e l'UISP sta cercando il modo di dare un contributo. La bicicletta è sicuramente un'icona di questa trasformazione che guarda al futuro. Buongiorno Andrea Ferraretto, scrittore e collaboratore della Stampa. Buongiorno Ferraretto, lo ricordiamo, autore di un best seller per quanto riguarda il ciclismo dolce, il ciclismo guardandosi intorno, non guardando soltanto il traguardo, così come avviene per gli sport di competizione, ma il ciclismo godendo del nostro ambiente. Ferraretto, 25 itinerari a piedi e in bicicletta, che cosa volevi raccontare, e in particolare, ecco,
qual è il tuo punto di vista rispetto a uno particolare di questi itinerari che ti chiediamo anche di raccontarci. Buongiorno e grazie per avermi coinvolto in questa iniziativa bellissima che oggi facciamo da casa, che però ci fa tornare tantissima voglia di prendere la bicicletta e girare. La mia fortuna è stata quella di poter scrivere su un grande quotidiano nazionale, che è La Stampa, di turismo lento. Ho avuto la possibilità di girare tutta l'Italia, di conoscere soprattutto le persone che si stanno occupando e stanno immaginando di avere un futuro in questa particolare forma di turismo, che è quella che in qualche modo ci consente di avvicinarci molto all'Italia più piccola, a conoscere, come diceva Ciccaroni, le produzioni del territorio e quindi le caratteristiche che rendono i territori dell'Italia rurale, delle aree interne, qualcosa di veramente unico e che va conosciuto con lentezza. E la bicicletta, i piedi, le ferrovie locali sono effettivamente il modo più indicato per trovare il tempo giusto per rallentare, fermarsi, ascoltare le storie e soprattutto incontrare il gusto di questi territori. Ecco, tu spesso ci ricordi quanto la lentezza ci aiuti a guardare un po' più in profondità le cose, a scoprire l'Italia più piccola. È una tua definizione, quell'Italia che se vai troppo veloce ti perdi. E quell'Italia più piccola che in questo momento diventa anche la nostra risorsa per immaginare la ricostruzione, la rinascita. In città, in questi mesi, abbiamo scoperto il valore della libertà e la voglia di uscire e avere un contatto con la natura. Le aree interne, le aree rurali, l'entroterra, quell'Italia piccola, l'Italia dell'osso, che spesso definiamo così, è la nostra riserva di futuro. Dobbiamo essere estremamente grati a contadini, vignaioli, guardiaparco che ogni giorno tutelano questo grande patrimonio e dobbiamo riuscire a far sì che la bicicletta e la mobilità siano il modo per avvicinarsi a queste aree e in questo io condivido le preoccupazioni di Paolo Foschi. La crisi economica non deve essere il motivo per dimenticare questi luoghi, ma deve essere invece lo stimolo per investire di più nella tutela dell'ambiente e nella fruizione dolce dell'ambiente naturale. Per lasciarci, per salutarci Andrea, in particolare facci entrare in uno di questi ambienti. Tu mi hai parlato, quando ci siamo sentiti, di una stazione dismessa, una stazione ferroviaria dismessa che tu hai incontrato attraverso questo tuo pedalare lento. Ecco, ce ne parli un attimo. È una delle storie belle dell'Italia piccola, in cui la memoria dei luoghi si porta presso quello che è stato e quello che sarà. E uno di queste modalità di viaggio lento è quella di riuscire a percepire il fatto che i territori italiani hanno dei nomi propri. Io viaggiando ho incontrato la Marmilla, il Collio, la Maremma, il Salento e questo viaggio in particolare che tu mi ricordi si svolge in Ogliastra, che è una microregione nel sud-est della Sardegna, una terra effettivamente molto interna, con dislivelli importanti. E lì, girando, mi sono trovato a visitare un piccolo paese attaccato alla montagna, che si chiama Ullassai, che tra l'altro diede i natali a una delle artiste più importanti italiane di tempi recenti, che è Maria Lai. Maria Lai fu una avanguardia nel tentativo di fare installazioni di arte contemporanea in luoghi naturali e Ullassai a un certo punto si trovò ad essere legata alla sua montagna attraverso un nastro blu che significava il legame di quel territorio, di quella comunità locale con il proprio territorio. Alla fine dell'Ottocento una piccola linea ferroviaria toccava anche Ullassai
e la piccola stazione, una volta dismessa la ferrovia, grazie all'impegno del Comune e della Fondazione Maria Lai, è stata recuperata ed è stata trasformata in una stazione dell'arte, dove oggi i visitatori possono incontrare l'arte, la creatività e la bellezza della vita di Maria Lai, che in qualche modo è un altro di quei valori che dobbiamo riuscire a riscoprire con la lentezza. Grazie per averci raccontato, per averci trasmesso queste immagini. Speriamo che i prossimi giorni ci consentano, ecco, di davvero una ripresa. Grazie Andrea Ferraretto. Grazie a voi e alla prossima Bici in Città. Grazie. È un augurio che cogliamo al volo, Elena Fiorani. Allora siamo per la conclusione di questa nostra diretta, che ci siamo anche mantenuti tutto sommato nei tempi per consentire anche a chi ci sta seguendo, ai nostri ospiti, sono stati davvero tanti, ecco, magari di concedersi un pranzo domenicale in una giornata importante. È stata ricordata la festa di oggi, la festa della mamma, ma è stata ricordata anche perché la liberazione di Silvia Romano è davvero la notizia che rende questa giornata davvero festosa. Ricordiamo che Silvia Romano dovrebbe atterrare alle 15 di rientro a Ciampino. Elena Fiorani, siamo in chiusura per i saluti. E io intanto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno cooperato per questa diretta, ma è comunque un lavoro importante e ambizioso. Oltre a Elena Fiorani, parlo di Francesca Spanò, che ci ha seguito in regia, a Laila Musa, che si è occupata di sentire tutti quanti gli ospiti, un lavoro di retrovia fondamentale. Laila Musa dell'Ufficio Nazionale Grandi Manifestazioni, WISP, insieme a Massimo Tossini, col quale abbiamo realizzato la regia della giornata di oggi. Ringrazio tutta l'equipe dei giovani in servizio civile presso WISP Nazionale, che si è occupata dei social, Sergio, Alessandro, Giulia, Eugenio e Roberta. Spero di non aver dimenticato nessuno. Elena Fiorani, ho dimenticato qualcuno? Oppure ci sei, Elena? Buono, ci sono. Direi che abbiamo citato tutte le persone, appunto, che ci hanno aiutato a mettere in piedi questa diretta. Ovviamente ringraziamo tutti i nostri ospiti che si sono prestati, diciamo, a farci compagnia, a raccontarci uno squarcio di Bici in Città e qualche prospettiva futura in tema di mobilità. Ne abbiamo sicuramente bisogno. Ecco, e tutti i temi che abbiamo affrontato in qualche modo ci riportano al tema della sicurezza, quindi ne approfitto per ringraziare, come già hai fatto te, Marsh, che è broker assicurativo leader nel nostro paese, ma allo stesso tempo vorrei ringraziare un altro sostenitore di Bici in Città, che è il Ministero dell'Ambiente, che ha dato il suo patrocinio, e voglio ringraziare tutti i comitati WISP. Oggi sarebbero stati oltre 100 i comitati WISP impegnati per Bici in Città, abbiamo avuto una piccola rappresentanza, non potevamo fare di più, però ci è sembrata significativa. Ci scusiamo con coloro con i quali non siamo riusciti a collegarci, ma aspettiamo tutti quanti in strada. E allo stesso tempo abbiamo parlato di sicurezza, ma abbiamo parlato anche di città. Città e sicurezza sono i temi importanti oggi, e la WISP cerca di metterli insieme attraverso un fare diverso, un fare che immagina un'alternativa possibile. E oggi lo abbiamo fatto mettendo al centro della nostra attenzione la bicicletta. Diciamo che la WISP lo fa quotidianamente, mettendo al centro il podismo, tutte le altre attività, e il presidente del WISP, Vincenzo Manco, ne ha approfittato per la diretta per lanciare la campagna, la nuova campagna WISP Futuri Movimenti, che da domani impegnerà di nuovo decine e decine di operatori, dirigenti, volontari, collaboratori dai comitati WISP di tutta Italia. Un solo dato, Elena Fiorani, il dato della chiusura della campagna La palestra è la nostra casa. Abbiamo avuto oltre 600 video, ne approfittiamo per ringraziare tutti, la WISP nazionale ne approfitta per ringraziare tutti i comitati, gli operatori, oltre 300 operatori, la maggior parte donne, che ci hanno regalato i loro video tutorial, che ci hanno tenuto in compagnia in questi giorni difficili in cui siamo stati costretti a rimanere in casa. Si apre una nuova fase,
l'UISP cercherà di accompagnarla così come sempre ha fatto in tutti i modi possibili. Grazie per averci seguito, grazie Elena Fiorani. Grazie Vano, ciao a tutti. Rimanete con noi attraverso il sistema di comunicazione UISP.